La scuola italiana è in coda nella classifica dei paesi OCSE. Il nostro sistema educativo, secondo il rapporto sull'Italia stilato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, produce risultati fra i più modesti dell'area, nonostante la spesa per studente sia molto elevata. Non solo, esistono forti differenze regionali, proseguiamo nella lettura del documento, che non possono essere semplicemente spiegate con la diversa quantità di risorse disponibili e che rappresentano un fardello per l'intera economia nazionale. Secondo l'OCSE, elevare la performance del sistema educativo è una delle maggiori sfide per l'Italia. Contenere il gap educativo fra nord e sud è una delle vie per ridurre le differenze economiche e sociali complessive. Di conseguenza, andrebbero incoraggiate misure volte a recuperare le scuole e gli studenti più deboli, specialmente quelli a rischio abbandono. Il 70% degli insegnanti italiani delle scuole medie inferiori, inoltre, secondo il rapporto, considera la cattiva condotta degli studenti come un ostacolo al processo di insegnamento. Le principali cause di disturbo alle lezioni sarebbero le intimidazioni o le aggressioni verbali verso altri studenti, nell'ordine del 30%. Seguono le aggressioni fisiche tra studenti, il 12,7%, le aggressioni agli insegnanti, il 10,4%, ma anche i furti, 9,1%, e per ultimo il problema della diffusione di droghe e alcol, per il 4,5%. Leggendo questa notizia mi sono venute alla mente le scene del film Gomorra, ispirato dall'omonimo successo letterario. L'atmosfera che si respira nel film mi ha fatto provare un dolore forte perché, per vicissitudini personali, quell'atmosfera l'ho vissuta trovandola apocalittica, ma purtroppo drammaticamente vera. E vi assicuro che la vera, unica protagonista di quella realtà è solo lei, l'ignoranza. La qualità di una società si vede dalla qualità della sua scuola, però amministrare un branco di ignoranti è più facile che amministrare un pubblico di teste pensanti. Sarà forse per questo che per anni si parla di riforma della scuola e poi non si fa niente? Io mi auguro di sì, perché riesco ad accettare meglio un piano, diabolico, ma un piano, che la sciattezza ed il particolarismo della politica dell'orticello, che fa pensare prima ai propri interessi e poi, semmai, a quelli degli alunni e della crescita civile della nazione.